e siamo in piazza Guglielmo Marconi. E alle mie spalle c'è la vita comunale di Forza Bambini. Andiamo. Questo è il chiosco della villa. Come potete benissimo notare è chiuso. Ma non solo, perché se potete guardare qui, questo chiosco sarà stato bruciato una ventina di volte, non so. Guardate. I ragazzi della casa famiglia hanno pure cercato di riaprirlo e di ristrutturarlo. Però sono sempre stati dei vandali che hanno comunque rotto i vetri. Il parco pubblico è un bene di tutti. Impariamo a tenerlo pulito. Usiamo i contenitori per la spazzatura. Sforziamoci. Alle mie spalle c'è la rotonda della villa comunale. A guardarla sembra una normale rotonda, ma se veniamo più vicino possiamo vedere che non è una normale rotonda, cioè non è una rotonda così dove qualcuno può giocare, ma dove qualcuno scrive. Come potete notare, per tutta la rotonda ci sono scritte inutili che non hanno fatte ragazzi, non hanno niente da fare, come questa. Guardate. Amici miei, siete unici, vi voglio bene. Allora, questo palo che vedete qui dietro, prima era una giostra, pericolosissima. Adesso l'hanno tolta. Perché? Perché un ragazzo, qualche 5 mesi fa, ci ha rimesso quasi la pelle per questa giostra. Ora la mia domanda è, dovevamo aspettare che un ragazzo si facesse male per levare questa cosa? E va bene, allora da qui è tutto. Samuel e Gabe hanno finito. Alla prossima.